la domenica del Buon Pastore e la Chiesa ci chiama a pregare per le vocazioni. Quando un figlio o una figlia esprime il desiderio di voler intraprendere un cammino vocazionale, una mamma, un papà devono accogliere questa volontà, perché è accettare una chiamata che viene dall'alto. Io sono Filomena, la mamma di Don Salvatore Mellone, un giovane sacerdote che è volato in cielo prematuramente dopo 74 giorni dall'ordinazione sacerdotale. Non vi nascondo che quando Salvatore ci informò della sua volontà di entrare in seminario, aveva 34 anni, noi genitori fummo un po' sorpresi, ma allo stesso tempo ce l'aspettavamo, perché Salvatore aveva mostrato dei segni durante la sua vita che, riletti nel tempo, ci davano la conferma del fatto che era in atto in lui un profondo discernimento. Il suo cammino vocazionale, poi, è stato accompagnato dalla malattia, che è stata un ulteriore momento di grazia, perché Salvatore l'ha vissuta in pienezza e con gioia, perché la sua vita terrena, unita alla sofferenza, accettata per amore, lo stava portando tra le braccia del suo Dio, quindi verso una dimensione più alta, cioè la vita vera. Avere una vocazione in famiglia è una benedizione. Un giorno, quando Salvatore aveva già intrapreso il suo percorso vocazionale, ascoltai l'omelia di un diacono permanente che disse che il Signore sceglie un giovane o una giovane fin dal seno materno, e che se lo ha chiamato non può rifiutare. Io sentii una grande emozione, perché indirettamente anche noi genitori siamo scelti per condividere questa grazia con i nostri figli. Certo, le aspettative nostre non sono le aspettative che la vita ci mette davanti. Noi facciamo progetti sui figli, ma non sappiamo che i figli non sono i nostri e che Dio in qualsiasi momento può sceglierli. Anche i nostri figli hanno dei sogni e delle aspirazioni che spesso non combaciano con quelle dei genitori. Quando poi arriva una notizia di questo genere, comprendiamo che non sono i nostri desideri a portarci alla gioia, perché la vera gioia passa attraverso la consapevolezza che, se ci si apre al progetto di Dio, facendolo entrare nelle vite e quindi nelle nostre scelte, allora si percorre la strada della gioia, e raggiungendo la meta della realizzazione, che non è personale, ma è sempre guidata, accompagnata dalla presenza di Dio. La mia preghiera va a tutti i genitori, perché accolgano la scelta vocazionale dei figli, dei propri figli, nella certezza che è sempre una risposta alla chiamata d'amore di Dio.